Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo domenica 13 maggio 2012. Vediamo in questa analisi di fare un quadro completo sia del mercato americano che anche di quello tedesco. Vediamo la situazione in cui ci troviamo sia ciclica che tecnica. Come primo grafico ho aperto l'ETF dell'S&P 500, simbolo SPY. Qui ho utilizzato le evolventi paraboliche per osservare delle importanti aree di supporto e resistenza. E queste evolventi, ad esempio questa qua rossa, forma questo canale molto importante che, come potete vedere, funge appunto da area in cui i prezzi tendono ad rimbalzare. Vediamo un attimino che adesso siamo in un importante punto. Vedete che ancora nel mese di marzo 2012 i prezzi hanno rotto questa evolvente parabolica che aveva funzionato da molto tempo come resistenza. Interessante osservare che adesso i vari paio di ritracciamenti che ci sono stati nell'S&P 500, effettivamente i prezzi hanno sentito questa evolvente che adesso funge quindi da supporto. Attualmente nell'ultimo rintracciamento ci troviamo proprio appoggiati sull'evolvente parabolica. Per capire effettivamente se il mercato la romperà, quindi scenderà, e come proiezione possiamo avere appunto il prossimo supporto importante si trova sull'evolvente inferiore, questa qui sotto. Dobbiamo osservare la situazione volumetrica. La situazione volumetrica è molto importante per capire effettivamente se i prezzi da che parte romperanno, se continueranno appunto a salire o magari a scendere. Se andiamo a vedere la situazione dell'S&P 500 a livello volumetrico, io uso in particolare indicatori. Eccolo qui. Con questo indicatore riesco a catturare molto spesso i movimenti di grossi operatori borsistici. È interessante vedere che nell'ultimo periodo i movimenti di questo indicatore blu erano allineati a quelli dell'S&P 500, però effettivamente abbiamo avuto una spinta inferiore a quella dei prezzi e specialmente negli ultimi giorni di borsa. Come si può osservare, questo indicatore ha spinto decisamente a rialzo, quindi creando una discreta divergenza rialzista. Vedete che in questi punti qua segnati il mercato in realtà mira ancora verso livelli inferiori, mentre qui abbiamo dei massimi relativi superiori. Quindi diciamo che negli ultimi 4 giorni di borsa abbiamo avuto effettivamente dei segnali di entrata di denaro nel mercato. Questo è un segnale importante che fa presupporre che dovremmo essere più o meno prossimi a una ripartenza al rialzo del mercato. Andiamo a vedere la situazione ciclica dell'S&P 500. Ecco, con questo modello riesco ad analizzare i vari cicli. In particolare in rosso da questo indicatore ho i cicli mensili e c'è un ciclo intermedio semestrale partito il 19 dicembre 2011 in questo punto qua, alla fine dell'accumulazione che c'era stata precedentemente, e come potete vedere abbiamo fatto 4 cicli mensili. Adesso siamo nell'ultimo, dovrebbe mancare pochissimo al suo termine. Quindi vedete qui sotto addirittura c'è un ciclo bisettimanale che già dà minimo e praticamente l'indicatore, questo qua in blu che rappresenta proprio il ciclo intermedio semestrale, sta un attimino virando verso l'alto. Quando anch'esso attraverserà l'asse dello zero probabilmente darà un minimo effettivo stimato di quel ciclo fatto. La proiezione di questa analisi ciclica si traduce in un battle plan, eccolo qui, intermedio semestrale di questo tipo qua, dove effettivamente potete vedere che dovremmo essere alla fine di questo ciclo che ha durato più o meno 4 mesi e adesso praticamente siamo in un'area importante dove i prezzi, ripeto, dovrebbero ripartire a rialzo. E dovrebbero ripartire a rialzo specialmente dovuto al fatto che negli ultimi giorni, cioè ci troviamo, ricordo, in questo livello molto importante di supporto dato da questa evolvente parabolica. Il prossimo
livello di resistenza dovrebbe essere questa trend line che ho tracciato, una trend line di lungo periodo, vedete, tracciata dai minimi, dal minimo di inizio del nuovo ciclo economico marzo 2009 al minimo finale del primo ciclo 2 anni, che è stato fatto in agosto 2010. Questa trend line è una trend line importante, fungerà, ripeto, da resistenza, quindi i prezzi teoricamente dovrebbero avere ancora forza per risalire fino a questi livelli qua, quindi ci dovrebbe essere ancora un po' di strada da percorrere al rialzo. Questa è l'analisi tecnica e ciclica del mercato. Ovviamente dobbiamo ricercare delle conferme tecniche di questa previsione. Quindi la prossima settimana, se ognuno avrà la sua tecnica per entrare nel mercato, se verranno rotti determinati livelli. Io utilizzo in particolare un indicatore di volatilità. Se romperà determinati livelli, sarà una buona occasione eventualmente per entrare a rialzo. Se andiamo a vedere gli altri mercati, DAX, ecco qua, questa è la situazione volumetrica del DAX. DAX in una situazione volumetrica molto positiva, a differenza dell'S&P 500 che fino a ieri era un po' così così, poi la giornata di venerdì, quando si è chiusa, ha dimostrato una buona forza ed entrata di denaro. Nel DAX in particolare, da tempo, nell'ultima fase ribassista, nell'ultimo quindi ciclo mensile, ha mostrato una forte divergenza rialzista, quindi una nuova entrata di denaro che si è prolungata per quasi un mesetto. DAX che, vediamo un altro grafico, eccolo qui, questo time frame giornaliero. Abbiamo qui, ho tracciato dei canali ciclici, quindi a livello di proiezione target prezzo potremmo tranquillamente arrivare al bordo superiore del canale. Quindi che se facciamo una proiezione, una stima intorno ai 7100 potremmo tranquillamente arrivare. Però anche qui mancano ancora delle conferme tecniche, quindi si dovrebbe, almeno a livello daily, in questo time frame, quindi si dovrebbe attendere la rottura di determinati livelli importanti, che in questo caso ad esempio si trovano intorno a 6.673. Chi invece utilizza time frame e cicli più piccoli per entrare, in realtà questa settimana qua già il DAX ha dato degli ottimi segnali di entrata. Ecco qui in questo grafico. Possiamo notare il DAX a time frame a 60 minuti, dove aveva dato un'opportunità di entrata già ai livelli intorno a, in questa barra qui, a 6.538. Quindi già il DAX è in territorio positivo e chi segue questo tipo di strategia che io adotto ha potuto entrare già a livelli interessanti, a un livello inferiore intorno a 6.538 con un attuale stop intorno a 6.469, che io comunque considero sempre temporale in quanto attendo tot tempo prima di uscire o entrare nel mercato. Lascio quindi il tempo che eventualmente ci siano che i grossi facciano le loro manovre e non mi buttino fuori quando mi trovo in realtà in una posizione adatta. Altro da dire, vediamo un po'. Ha un altro indicatore importante che io utilizzo per fare previsioni, è questo indicatore che io chiamo Money Factor. Come potete vedere, si adatta abbastanza bene alle dinamiche dell'ultimo periodo di borsa e anche questo mi dà per la prossima settimana un'ulteriore spinta rialzista, almeno per i prossimi 2-3 giorni di borsa. Poi vedete che un po' spinge al ribasso. Anzi, da una buona spinta di basso, però questo è tutto da vedere. Vedremo effettivamente man mano che trascorrono i primi giorni della prossima settimana come lui, se lui riprenderà a salire o ancora spingerà a ribasso. Ovviamente, se spingerà in ribasso sarà un campanello d'allarme. Ma per adesso, ripeto, il quadro generale è un quadro positivo. Con questo è tutto. Vi lascio all'immagine del battle plan. Quindi la proiezione e la previsione già per la prossima settimana è quindi, su conferma di rotture di livelli tecnici, la partenza di un nuovo ciclo intermedio. Con questo è tutto, vi saluto, ciao a tutti e buona domenica.